lettura dei dati confusa, contraddittoria e disorientante, ammoniva a metà marzo Monica Pratesi, presidente della Società Italiana di Statistica. La ricercatrice ha più volte chiesto spiegazioni all'Istituto Superiore di Sanità, ma dice non ho mai ricevuto risposta. Non si può dare consulenza a un organo pubblico come l'Istituto Superiore di Sanità se si hanno interessi o si sono avuti connessioni finanziarie con le società farmaceutiche. Il presidente del CODACONS, Associazione per la Difesa dei Diritti dei Consumatori, si riferisce a Walter Ricciardi, ex commissario straordinario, poi presidente dell'Istituto Superiore di Sanità fino a gennaio del 2019 e attuale consulente del governo. Questa traccia di relazione scientifica che io avevo preparato specificava i rapporti che il professor Ricciardi aveva avuto o aveva con le società farmaceutiche. Rapporti non dichiarati con aziende che producevano vaccini. Per questo motivo il CODACONS denunciò Ricciardi, all'epoca presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, per conflitto di interessi. Ma Ricciardi reagì. Lui fece una querela nei miei confronti per diffamazione e il Tribunale di Roma mi ha assolto con formula piena dicendo che avevo detto la verità. Lei aveva anche collaborato per due riviste di una società di lobbying, la Altis Ops, quando era già commissario però. Guardi, non mi faccio interrompere bruscamente questa nostra conversazione. È un organismo che mette alla base questi valori, cioè quelli delle evidenze scientifiche, dell'interesse dei cittadini, non può e non deve avere conflitti di interesse, mai. Neanche quelli sospetti, diciamo. Che è stato però il suo caso, mi sembra di capire. La saluto, grazie dell'intervista, arrivederci. Era un mio dolore.